Potete ricordare uno dei, la formulazione più semplice di uno dei, per esempio, il primo principio della termodinamica, le parole di questi principi della meccanica o della termodinamica sembrano le parole correnti di una lingua, calore, massa, forza. Che cosa fa della combinazione di queste parole un principio? È il fatto che questa formulazione poggia, nasce da esperienze ripetute, non banali dal punto di vista del senso comune, ma sempre fondate su sensate esperienze relative a fenomeni misurabili e misurati prima della formulazione e poi a verifica della formulazione. È la storia, naturalmente, la storia delle scienze ci aiuta a vedere che proprio così, dietro l'elaborazione dei grandi principi, per quanto siano formulati con le parole con cui mamma ci ha fatto, nel modo più banale e più semplice possibile, c'è una tradizione di laboratorio, di osservazioni. Prima, e la loro semplicità è relativa alla importanza che ha la possibilità di ripetere applicativamente e per verificare la bontà di quei principi in nuove esperienze, in nuove sensate esperienze. E quindi anche dove non ci sono termini irsuti, strani, icosaedro, no, non c'è bisogno di strane parole per dire questo è un linguaggio scientifico, ma c'è bisogno che le parole dinanzi a cui ci troviamo siano diventate termini e siano usate come termini, cioè come parole nella cui costituzione, nella costituzione del cui significato c'è stata una misura, c'è una misurabilità. E c'è una determinatezza dei riferimenti e delle applicazioni a cui quella parola diventata termine si riferisce. Questo fa sì che pur partiti da parole delle lingue, di qualche lingua storico-naturale, i termini poi di un linguaggio scientifico assumono una valenza, come già ho detto, sopralinguistica, cioè sono in grado di valere per lingue molto diverse. E questo è tipicamente di nuovo ravvisabile nel caso più semplice, più antico. Quello è le parole numero. Mentre altre parole delle lingue sono difficili spesso da tradurre, da trasportare da una lingua nell'altra, e l'operazione della traduzione è sempre delicata e complessa. Nel caso delle parole numero e in genere dei termini scientifici, la trasferibilità è pressoché automatica. Cambia la veste significante. Diciamo fri o drai o tres o tria o tre o trois, cambia il suono significante, ma la nozione di tre elementi di un insieme o insieme di tre elementi è una nozione fissa
e non importa la veste fonica diversa, il significato è stabile, cosa che in genere è molto difficile da ottenere per tutte le altre parole, anche le più banali, che sono ciascuna tipica, cioè che ciascuna delle quali rischia di essere tipica, ancorata agli usi tipici e specifici di una sola lingua. Questa proprietà dei numeri è quella che è stata sfruttata per costruire delle cifre che aiutassero addirittura a scavalcare la differenza di suono tra le parole numero, tra le serie di parole numero delle varie lingue. E quindi un po' alla volta, a partire da vari tentativi complicati, quelli dei greci e dei romani. Conoscete la numerazione romana? E poi, invece, in modo molto più elegante e semplice, a partire dal Tibet e dall'India, attraverso la Persia, attraverso l'Egitto, arriva nei paesi del Mediterraneo la numerazione cosiddetta araba, in realtà bisognerebbe chiamarla sino-indiana o indocinese, in cui ci sono delle cifre, le cifre per uno, per tre, per cinque, per uguale. Ci sono delle cifre che possiamo usare su una lavagna o su una pagina in testi di tutte le lingue del mondo e che sono leggibili in tutte le lingue del mondo, ma hanno quella forma e quel valore di significato unico in tutte le lingue del mondo. E questo è un po' un problema che tormentava Einstein, che non era linguista. Come mai, si chiede Einstein, c'è questa sovralinguisticità delle terminologie scientifiche? La sua risposta è, perché ci hanno lavorato per mettere in piedi i migliori cervelli del mondo. Può essere, ma spesso non conosciamo proprio questi cervelli. Cioè, tutto lascia credere che non ci sia stato un signore che un giorno ha inventato i numeri, che ha inventato le parole numero e anche i principi della numerazione discreta. E un po' alla volta questo è stato costruito da progenitori sconosciuti e quindi piuttosto che dire ma sono stati i migliori cervelli del mondo, dobbiamo dire è stata questa capacità la metalinguisticità riflessiva, cioè la possibilità di riflettere sull'uso delle parole per determinarne il valore, ci ha aperto per costruire delle terminologie scientifiche a termini univoci. Questo è solo il primo passo, naturalmente, del costituirsi di un linguaggio scientifico. Se avrete pazienza di leggere il testo che avete ricevuto, vedrete che ci sono altri passaggi che vengono compiuti perché un po' alla volta un linguaggio speciale, l'uso speciale di una lingua in una tecnica particolare, in un ambito tecnico particolare, finisca con l'assumere proprio la veste e il ruolo di un linguaggio scientifico stricto sensu, pienamente costituito. Però qui non vorrei parlarne più che tanto per arrivare finalmente a cose più italiane. Cose più italiane sono cose a loro volta un po' complicate, perché quello che ho chiamato prima un momento nodale della storia del pensiero scientifico moderno, del secolo che va
dal 5 al 600, ha visto l'Italia, la tradizione culturale italiana, tra i grandi protagonisti dell'elaborazione del pensiero scientifico moderno. E poi, invece, questo ruolo è venuto meno e c'è stato un lungo periodo di distacco dal procedere delle scienze moderne.